Allora, questa è la prima tappa del rientro in Sicilia. Ovviamente la prima tappa si fa sempre dal barbiere. Ogni volta che scendo la devo fare da lui, perché è il barbiere di fiducia, nonché anche il mio amico, uno dei miei amici più stretti. Allora, questo sogno ce l'ho fin da piccolo. Io quando ero piccolo provavo a pettinare i capelli a mia nonna, provavo a diventare un parrucchiere, va. Allora, tanti ragazzi lasciano la Sicilia perché qui attualmente non si vede tanto futuro. Tante attività chiudono, giusto giusto in questo paese ci sono molte attività che stanno chiudendo. Ci troviamo a Priolo Gargallo, che sta a 10 minuti da Siracusa, quindi siamo in provincia di Siracusa. Ovviamente è una piccola provincia quella di Siracusa, e Priolo è pure un piccolo paese. La differenza tra Priolo e Ferla, che è il posto dove sono cresciuto, innanzitutto sono gli abitanti, che a Ferla fa 3.000 abitanti, 2.000, veramente un posto piccolissimo. Abbiamo 14. Priolo, capito, 14.000 abitanti, quindi già c'hai possibilità di conoscere magari più persone, capito? Non sei sempre con le stesse, sei sempre con le stesse persone, ma un po' meno, perché Ferla è una realtà veramente strong sotto quel punto di vista. A Ferla una delle, diciamo, dei lavori principali che può svolgere un ragazzo, cioè non ci sono così tante attività. L'agricoltura. Quindi magari si dedicano sia all'agricoltura, che sono figli magari di contadini, oppure c'hanno le aziende, le cose. E poi, anzi, posso dire un'altra cosa che mi sono dimenticato, ma io la prima volta che sono andato in studio, sono venuto in studio qua a Priolo, e c'è un ragazzo che era qua dietro, che è stata la prima persona che mi ha registrato. Assurdo, assurdo che è qua. La prima volta davanti al microfono tremavo, perché sai che magari per un ragazzo adesso è molto più semplice farsi accettare, capito, come rapper. Noi alla fine non ce l'avevamo un esempio qua, quindi io ero tipo, sto provando io, e quando lo facevo da solo, non c'erano altri che mi ascoltavano. Avevo il timore che gli altri ascoltassero le cose che io stavo pensando e stavo dicendo, capito? Non volevo che le persone sapessero questa cosa. Infatti, quando gli altri l'ascoltavano, a me mi fece rabbrividire un pochettino il fatto che loro stessero sapendo delle mie cose, capito? Allora, ci troviamo in Via Algeri a Siracusa, che è uno dei quartieri popolari appunto della città. Personalmente credo che appunto la maggior parte dei miei amici, delle persone che mi hanno dato sempre e dimostrato più affetto, le ho sempre trovate qua. Diciamo, ho trovato un punto in comune, capito? Con delle difficoltà, perché pure io venivo escluso perché venivo dalla provincia, loro venivano esclusi perché venivano dalla periferia. Quindi, diciamo, si è creato un senso di comunità e di gruppo e siamo diventati tutti amici. E qua comunque ho trascorso gran parte delle mie giornate stando sempre con loro e dormendo a casa di amici miei, mangiando a casa di amici miei. Io, per venire a scuola, dovevo per forza svegliarmi presto la mattina, e per me, diciamo, il poter venire in città, quindi staccarmi dalla provincia, era una cosa, diciamo, mi rendeva un po' più fortunato. Comunque, da piccolo, capito, non avendo la macchina, non avendo il motorino, l'unico modo che potevo sfruttare, diciamo, per raggiungere una città, un centro più grosso, era appunto prendere l'autobus della scuola e poi passare le giornate qua. A Milano comunque sono arrivato per la musica, e conoscendo le persone nell'ambito lavorativo non è scontato che una persona riesca a volerti bene, capito? Quindi non, diciamo, sono stato sempre un po' in guardia sotto questo punto di vista, perché non sapevo se era un volersi bene per il lavoro oppure per. Invece qua alla fine comunque abbiamo condiviso il nulla,
e continuiamo a condividere le cose belle, però senza nessuna pretesa, capito? Alcuni di noi tipo non sono mai usciti o dalla zona o proprio dalla città, capito? Che è una cosa assurda, nel 2023 se ci pensi è una cosa che non è normale, fra, che tu non hai visto nulla che è la tua città. Perché poi quello che arriva da fuori sembra strano, in realtà non è strano, è strano che non sia arrivato prima, capito? Che cosa manca in questo quartiere secondo voi? Non sappiamo da dove iniziare, va, in pratica. Tutto, fra. Non c'è niente, va. Tutto. Ti cresce, ti fa uomo, già da piccolo. Hai la famiglia a casa e la seconda famiglia fuori. Quello di tutto, cioè, crescendo insieme diventiamo come fratelli. Mi racconti invece una giornata quotidiana qua, cioè qua in quartiere? Qua al quartiere, da bambino, dipende. Da bambino devi stare attento a come cresci qua, perché puoi prendere strade sbagliate e devi stare attento. All'età di 17 anni, anche 16, ho cominciato a fare qualche lavoretto, ho iniziato a lavorare perché ero in scuola a zero, ero stufo di andare a scuola, ho fatto la terza media fuori dalla scuola subito. E sono andato a lavorare, ho lavorato con mio padre, che mio padre fa il pescatore, poi ho fatto il fruttivendolo, ho fatto il muratore, poi ora da 3 anni a questa parte lavoro in un'azienda di climatizzazione, di riscaldamento. Sì, infatti ti dico, il rap qua, cioè la musica in generale, qua come musica sentono la musica commerciale, che sentono tutti, o la musica techno. Capito? Tipo il rap è una cosa che non ti prendono in giro, però ti malvedono, capito? Non danno tanto supporto. Poi appena incominci a crescere, a vedere che quel ragazzo è in gamba, dicono, minchia, quello è in gamba. Prima lo prendevamo per dire in giro, ora guarda dov'è. Capito come funziona qua? Qua ci troviamo al mercato di Ortigia, che appunto è un mercato dove turisti sono di passaggio e le persone vengono a fare la spesa, a comprare il pesce, prodotti locali, insomma, no? Dunque, lei vede questa strada così? Fino a 10 anni fa, quando qua lei doveva fare 10 passi, arrivare in quel carretto, ci stava mezz'ora dicendo per favore scusi mi fa passare, scusi signore non vorrei spoccarla. Ora vuoi giocare a palla a volo, a palla a nuoto, come ti piace a te, è diventato il mercato dei turisti. Qua d'estate 4-5 mesi si lavora, ma d'inverno insomma dobbiamo stringere la cinghia. Però quando viene poi il mese di ottobre è un deserto questa città, perché se ne vanno i turisti che hanno comprato casa, è desertificata completamente, ha cambiato tanto, voglio. Questo mercato, se lei vede le fotografie di questo mercato fino a 20 anni fa, non si poteva camminare, vedete ora la gente, ha il tempo di andare qua, di andare là, si fa la passeggiata, i turisti che vengono a fotografare notte e giorno, mi sento una scimmia dentro la gabbia, tutto il giorno che vengono, pink, please one beach, capisce, basta che te lo hai. Ritorno spesso qua quando torno a Siracusa, uno perché è un posto a cui sono affezionato e due perché tante persone che conosco lavorano qua, quindi mi fa piacere vederle, capito? Ritornare un attimo alle origini che mi hanno cresciuto, capito? E Don Piero, hai detto che lo conosci Don Piero e cosa ne pensi? Ma per me è un ragazzino che forse ci manca la parte paterna a questo, perché l'ultimo quando ho fatto voi che abbiamo fatto un'intervista, mi ha detto me lo dai un bacio qua, mi ha detto questo mi mancava, io penso che lui il padre non ce l'ha, non lo so se è vero o no, ma io ho capito secondo la mia stupidaggine che lui ci manca qualche cosa del padre. L'affetto delle persone io credo che sia una cosa che
contraddistingue i siciliani in primis. E poi ovviamente alcune persone mi conoscono di più, altri di meno, però alla fine mi hanno visto crescere qua da quando ero più piccolo, quindi vedermi adesso e magari, cioè, per loro è una soddisfazione, per me è una soddisfazione sapere che loro apprezzano quello che sto facendo e potergli raccontare che comunque mi sto dando da fare nella vita. Questa vita lenta la definirei quasi, si dice, strozzante per dei ragazzi giovani, dei ragazzi che hanno delle ambizioni, perché da una parte ti rende più rilassato e meno stressato, dall'altra parte non finisce qua il mondo, capito? Quindi tutto quello che si muove adesso, in questo momento, nel mondo, qua non si sta muovendo, capito? Se dovessi dare un consiglio a un ragazzo che vuole fare questo, darei lo stesso consiglio che mi hanno dato i miei amici. Più o meno di non correre, di non avere fretta e di seguire il proprio istinto e fare, di non vedere il percorso degli altri, capito? Perché ognuno ha un percorso diverso, ogni progetto, ogni artista è diverso uno dall'altro, anche se possono sembrare simili, ognuno ha bisogno dei suoi tempi, quindi non c'è fretta, secondo me. Ognuno poi troverà la propria formula, la propria direzione, però uno che non ha ascoltato no, piuttosto ci sono tanti consigli che ho ascoltato, anche se non erano piacevoli all'inizio, perché comunque sentirsi dire da una persona che ti avvicina no, non mi piace, oppure non è bello, però è giusto che sia così, secondo me, per darti quella forza di crescere, di migliorare, fare in modo che poi quella persona, diciamo, minchia spacca, capito? Da grande, nei prossimi anni, diciamo, mi vedo sicuramente fuori, ti dico. Però sicuramente ritornerò, cioè, perché non ce la faccio a non tornare ogni tot mesi qua. Perché all'inizio, le prime volte che stavo a Milano, avevo proprio la necessità di tornare ogni mese in Sicilia almeno una volta, perché non è semplice, è l'attaccamento che hai. Allora, qua ci troviamo in un negozio che hanno aperto questi, posso dire, amici? Sì, dei miei amici che ho conosciuto negli ultimi anni e mi hanno dato per la prima volta la disponibilità per fare un mini drop. Abbiamo fatto un merch, diciamo, delle magliette. All'inizio erano, capito, delle magliette che magari volevamo solo noi della squadra, capito, per andare in giro, e poi abbiamo pensato di venderle e abbiamo fatto un pop-up store qua, però non ci aspettavamo tutta quella gente, cioè, frate, qua era pieno di persone, salivano un sacco di ragazzini, quindi quella roba là mi ha fatto capire che qualcosa si stava muovendo. Adesso ci troviamo esattamente a casa mia, a Ferla, che adesso ci vive mia madre, e qua dove sono cresciuto. E dove ho scritto i primi pezzi e, cioè, dove ho trascorso gran parte della mia vita, un posto che ho amato da bambino, perché era il massimo della libertà, e che poi ho odiato nell'adolescenza perché era il massimo dell'ostruzione. Allora, la mia famiglia è composta da mia madre, adesso, attualmente, e basta, che è nata in Repubblica Dominicana,
E poi da quando sono cresciuto con mia nonna, lei abitava qua al piano di sotto, e io, mia madre e mio padre stavamo al piano di sopra. E diciamo che trascorrevo la maggior parte delle giornate con mia nonna. Mio padre lavorava fuori, quindi non lo vedevo mai, se non tre volte l'anno. E mia madre stava facendo dei corsi per fare l'estetista quando io ero piccolo. Quindi diciamo la maggior parte del tempo l'ho trascorso con mia nonna, infatti lei è la persona diciamo che mi ha educato principalmente. E basta, la mia famiglia quindi è composta da mia madre e fine. In provincia di Siracusa, in Sicilia, e diciamo la normalità, capito, è una famiglia composta da madre, padre, fratello, sorella, e tutti parenti, capito. Invece noi qua alla fine eravamo da soli, perché qua non ho nessun cugino, nessuno zio, nessuna zia. Il rap l'ho scoperto esattamente qua, in questa casa, e prima in questa casa qua, che era molto vecchia, c'era una scala qua tutta distrutta, cioè qua era proprio un'altra casa completamente. E viveva una signora Nella, che aveva un nipote, e suo nipote era l'unica persona che io ho conosciuto che ascoltava il rap qua. So che lui non ascoltava niente di italiano, ascoltava l'unico Marra, mi sa, e ascoltava G-Unit, NWA, 50, Eminem, Jay-Z, quindi il tipo ci andava abbastanza pesante. E comunque io, ascoltando le cose che mi arrivavano, capito, dalla finestra, mi piaceva. E quindi crescendo pochissimo, perché comunque ero piccolo, diciamo mi sono affezionato a quello che stavo ascoltando, mi sono interessato, e quindi ho iniziato ad ascoltarli pure io. Da ragazzino io qua giocavo a calcio, tanto calcio, andavo in giro a, non so, a cazzeggiare, a dare fastidio alle persone, tiravamo le arance sulle case delle persone, ma proprio senza, cioè non sapevamo che cavolo fare durante il giorno, capito? Invece mia madre, mamma, che ascoltavi tu Julio Iglesias? Yes. Yes, yes. Non mi ascoltava lui. Quindi la domenica, quando faceva le pulizie, sentiva l'aspirapolvere e Julio Iglesias, tipo la stecca. Io mi ricordo, mia madre all'inizio non aveva una sala dove lavorare, quindi diciamo lavorava a casa, no? E quando lei lavorava e c'era la musica, io ero alto così, fate, rappavo, capito? Ma tipo che facevo i versi, facevo le melodie. Quindi diciamo che dentro di me ce l'ho sempre avuta questa indole. Il tempo qua scorre molto lentamente, quindi ti dico la verità, la solita frase, la musica mi ha salvato, ma mi ha salvato nel senso che mi ha distratto rispetto ad altro, capito? Sia mia madre che mio padre mi hanno sempre, tutti quanti, le hai viste in questi giorni, tutti ti dicono te ne devi andare. Cioè qua non c'è quella cosa che ti dicono devi rimanere. Tutti dicono te ne devi andare. E io quel consiglio l'ho preso alla prima possibilità l'ho preso. Perché te l'ho detto, l'ho preso con l'autobus, l'ho preso quando ho preso la patente, come sono andato a vivere a Catania, l'ho preso quando ho iniziato la musica e sono andato a Milano. E quindi per me, ti dico la verità, non è stato difficile, ma so per certo, con gli amici, le persone che conosco, che non è facile, perché ti vai a confrontare con un mondo che funziona in modo totalmente diverso rispetto a qua.